lunedì alle 7. Siete in diretta. Eccoci. Iniziamo. Buonasera Presidente, come sta? Quasi bene. Quasi bene. E avete potuto riconoscere lo stile di De Mita in un condensato sintetico di due parole in questa discussione diretta Facebook che facciamo sulla pagina di Prospettiva Popolare. Io, Presidente, innanzitutto la ringrazio di avermi elevato al rango di suo interlocutore e mi fa piacere vederla in forma su questi strumenti tecnologici. L'amore per la tecnologia è stato tardivo, Presidente? È una necessità, perché io sono cresciuto con la voce che comunica, sì, non con gli strumenti che trasmettono. Perché chi parla ha bisogno di interloquire con le persone. E non vorrei meravigliarla. Io nei comizi, nelle manifestazioni, scoprivo anche il comportamento delle persone. Spesso sceglievo un interlocutore e mandava bene. Però una volta commisso un errore irreparabile. Era l'epoca del centrosinistra, quindi difficoltà della popolazione. Non volevano che parlassi perché mi votavano e basta. Io invece volli parlare. Io scelgo sempre un interlocutore quando parlo. In quella vicenda scelsi una donna. Sì. Notando che mentre parlavo lei faceva quasi un segno di consenso con la testa. Ah, annuiva quindi. Un minuto. Il che mi incoraggiò e allora liberai la mia riflessione. Quando finì, andai dal direttore del partito e gli dissi: ti preoccupavi, ma si è capito quella donna? E lui mi dice: ma chi è? Quando gliel'ho indicata, e lui mi disse: sì, ma quella è il ticco nervoso. Quindi faceva come dire, sì, con la testa, a prescindere. Chi era il più tecnologico? La Democrazia Cristiana, come sappiamo, ha avuto un cammino lunghissimo che poi si è interrotto nel passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica per le vicende che sappiamo, ma il 92-93 era già un'era in cui c'erano i personal computer. Si ricorda se c'era qualcuno particolarmente tecnologico tra voi della vecchia guardia? Beh, certo che c'erano, non è stata un'improvvisazione. Per quanto mi riguarda, io l'ho sempre evitata perché preferivo il dialogo con gli interlocutori. Però la comunicazione generale è diversa, c'è bisogno più della tecnica della comunicazione che di quello che si dice. Anche il modo di attirare l'attenzione è rivolto più alla cattura del pensiero che non al dialogo. Io invece avevo questo difetto, trovare uno per dialogare, cosa che mi capita con te da quando sono nato. Cioè. Senta Presidente, nelle nostre conversazioni, interviste, che abbiamo più volte fatto negli ultimi anni per il Corriere della Sera, io ricordo con particolare trasporto emotivo e felicità quella per i suoi 90 anni, perché al contrario di tutte le altre, molto condensate per il pensiero di De Mita, lì si vedeva anche la traccia dell'uomo che era stato prima ancora che del politico e prima ancora del pensatore. In molte di queste conversazioni la nostra interlocuzione è arrivata molto spesso a toccare il tema dell'Europa e lei, non c'è stata intervista che non abbiamo fatto in cui non abbia dedicato diversi passaggi a Helmut Kohl, cancelliere tedesco della riunificazione. Ci spiega con che occhio De Mita in questo momento guarda le notizie che arrivano dal Consiglio europeo, dove c'è un'interlocuzione pare abbastanza sostenuta tra Conte e Angela Merkel, che di Kohl fu sia allieva che rottamatrice, fra l'altro. Io ho seguito con attenzione e grande preoccupazione, perché ed era l'opinione di Kohl nel 1988,
lui nella riunione dei presidenti del Consiglio e capi di governo disse che bisognava inglobare la Germania, perché la Germania dell'Europa non era un rischio per l'Europa. E la stessa introduzione della moneta unica non era uno strumento puramente finanziario, era il percorso per raggiungere quest'intesa. Purtroppo lui lasciò e chi l'ha sostituito credo che abbia capito a metà il discorso di Kohl, perché difatti, andando avanti, ritiene che il problema si risolve con l'egemonia tedesca. Certo. Ma l'egemonia tedesca frantumerà l'Europa, e l'Europa frantumata non so che ruolo assegna poi nell'equilibrio mondiale. Senta, quindi secondo lei, se dovesse, come dire, buttare il pensiero da qui al prossimo anno, considerato la pandemia da cui veniamo e le risposte che ci aspettiamo da questo Consiglio europeo, probabilmente lei si immagina uno scenario in cui l'euroscetticismo sarà più forte rispetto ad oggi o un po' più debole? Io non metterei così, perché debole e forte sembra una cosa inevitabile. Invece debole e forte sono la conseguenza dell'inerzia. Io ho assistito, ho seguito i lavori in Europa e mi aspettavo che il processo fosse a crescere l'integrazione. Viceversa, si sono distinte le funzioni e mediando, ma la mediazione delle funzioni non risolve il problema. Il problema è integrare. E non basta neppure chiedere l'integrazione, come sembra venga caricato il Presidente del Consiglio. Nella tradizione della formazione europea, i democristiani italiani, da De Gasperi in poi, si sono distinti più aiutando gli altri dirigenti di governo, soprattutto tedeschi e francesi, anziché indicare una soluzione che non è spiegata, non è creduta e sembra soltanto un elemento di contrasto per una transazione, non è politica. Senta, Presidente De Mita, la prenda come una disputa filologica, mettiamo così. Noi siamo passati da un'epoca in cui democristiano era essenzialmente un sostantivo, Ciriaco De Mita era democristiano, Aldo Moro era democristiano, l'Italia in parte, pur non riconoscendola, era democristiana come sostantivo. Adesso che la Democrazia Cristiana non c'è più o prova quantomeno a ritornare come altre forme, democristiana è diventato un aggettivo quasi, e Di Conte per esempio si dice è democristiano. Secondo lei è democristiano Conte? Credo che Conte non abbia pensiero a tentativi, non elabora mai un indirizzo, non ha la comprensione degli equilibri. Anche il modo come ha affrontato la trattativa, si è messo su un percorso dove era debole, e quindi la mediazione, che non ha consentito la risoluzione del problema, sono apparsi come quelli che guidano con saggezza. Se rimane il governo della Comunità Europea in termini di aiuto a chi non ha e in termini di protezione a chi ha, io non lo so se l'Europa avrà un grande futuro. Molto, molto chiaro. Senta, Presidente, ci troviamo nel momento dopo, successiva alla pandemia, di avere, abbiamo affrontato e si è affrontato in lungo e largo, ancora senza trovare grandi soluzioni, il grande rebus che riguarda la nostra ripresa economica, ma sono dei punti di domanda che si fanno da tutte le parti del mondo: come ripartire, come si tutela il lavoro in questo periodo un po' particolare. Mi veniva in mente una riflessione sulla scuola, avendo più volte parlato con lei della sua, fra virgolette, carriera scolastica, tutt'altro che scontata in un'epoca in cui non esisteva, per esempio, il riconoscimento costituzionale del diritto allo studio, tanto per capirci. Secondo lei,
come va declinato il problema della scuola con un occhio effettivamente a quello che è il dettato costituzionale, in un momento in cui non è neanche detto che i bambini o i ragazzi riusciranno tutti a tornare sui banchi di scuola? Ma credo che paghiamo la conseguenza di un ordinamento scolastico fondato sugli insegnanti mal pagati che scioperavano e sulla novità dell'informazione che aveva poco impegno da parte di chi insegnava. Il mondo è cambiato, ma quando dico il mondo è cambiato non faccio riferimento a novità estetiche, faccio riferimento alle condizioni di vita, alla conoscenza. E fra l'altro l'elemento che sfugge all'analisi, perché quasi tutti quelli che giudicano sono di un'epoca passata, mentre nella testa dei bambini c'è una curiosità inimmaginabile, il desiderio, può sembrare paradossale, di affrontare la ricerca, non di ripetere le cose male insegnate, è la ragione della crisi. E il problema, la scuola non si risolve con un banco in più, con un banco in meno. Certo. La crisi si risolve con insegnanti che pensano e con alunni desiderosi di imparare. Senta, Presidente, ma come si spiega, come si è spiegato lei il motivo per cui tutte le riforme della scuola che si sono succedute dalle prime fino a quelle successive siano sempre state percepite dalla collettività come peggiorative rispetto alle precedenti? È lo stato, diciamo, è l'impulso conservativo di un paese affezionato a quando ci andava lui sui banchi di scuola, o effettivamente c'è stato un meccanismo regressivo che ha portato al perdersi per strada di quello che era il nostro fiore all'occhiello, cioè la scuola pubblica? Beh, in verità noi abbiamo avuto solo una riforma fatta dal presidente della dal Presidente del Consiglio. Sì, sì, certo. Che dei problemi della scuola credo avesse scarsa attenzione. Certo. E quelli che se ne sono occupati hanno pensato alla scuola che si adegua, non si rinnova, si adegua alle novità della domanda, della vita, delle condizioni. Abbiamo avuto più un ruolo degli insegnanti esigenti anziché un ruolo degli insegnanti promotori. Non vorrei scandalizzare nessuno, ma io ho sempre pensato, del resto la mia esperienza, fra l'altro molto pericolosa, molto lenta, non semplice, e il rapporto tra l'insegnante e l'alunno, e l'insegnante aiuta l'alunno, non l'alunno aiuta l'insegnante con le domande. E credo che una registrazione lenta per capire le cose che succedono in questo mondo andrebbe fatta, e la scuola risorge se recuperiamo la funzione dell'insegnante che insegna e quindi è autorevole, e dell'alunno che segue perché ha interesse a crescere. Un tipo di scuola così non ancora c'è, anche se da qualche parte qualcuno tenta, ma queste cose o sono generali ed hanno efficacia, o viceversa sono episodi particolari che non cambiano la situazione. Senta, ma lei pensa quindi, vabbè, pagare di più ovviamente gli insegnanti, ma lei pensa, Presidente, che la scuola sia effettivamente stata dimenticata dall'Italia, dalla classe dirigente di questo momento, in quest'ultima fase? Quasi mi vergogno di dirlo, ma l'attenzione agli insegnanti è stata fatta dal governo che io presiedevo, perché avevano una remunerazione minima e poi fu aumentata in maniera discreta. Solo che
ci si fermò a quello, mentre io ho sempre pensato che l'insegnante deve essere aiutato, ma l'insegnante è una funzione che non può svolgere con cose procedurali inutili, con discussioni inconcludenti, con l'alternativa della minaccia o del premio agli alunni. Gli alunni vanno aiutati a esercitare la loro intelligenza. E siccome io, come dire, ho fatto scuola, ho scoperto che la qualità degli alunni cambia a secondo la capacità di formazione del professore. Certo, e questo è ovviamente fondamentale. Senta, Presidente, qual è il motivo, gliela metto giù dura, qual è il motivo che spinge Ciriaco De Mita a 92 anni ad essere ancora sul proscenio della politica? Lei sappiamo che avrebbe difficoltà a privarsi del pensiero, ma il pensiero anche demitiano lo si può esercitare in altre forme. Non penso che sia semplicemente passione politica quella che la porta alle 3:46 del pomeriggio a fare un dibattito sulla pagina Facebook di Prospettiva Popolare. Qual è la spinta veramente più grande che la porta ancora a non abbandonare il suo posto nella trincea? Ogni persona nasce con un futuro. Lei ha mai chiesto ad un medico perché fa il medico, ad un contadino perché coltiva la terra, ad un pittore perché dipinge, ad un fannullone perché non legge? E io purtroppo sono nato con la curiosità del pensiero e devo dire che sono stato molto avvantaggiato, perché sono nato in un'epoca in cui c'era ancora il fascismo. Sì. E difatti io ho avuto la divisa di figlio della lupa molto pregevole, però feci in tempo a rendermi conto del rischio del fascismo. Per quale ragione? Perché ho avuto un professore, un prete, preside della scuola media, e all'epoca la scuola media aveva 2 ore particolari dell'insegnamento: arte e mestiere e cultura politica. Io ero in una classe, io sono maschio e 6 ragazze. Il preside collocò l'ora all'ultima ora, e quando arrivò l'ultima ora mandava via le ragazze, perché all'epoca si riteneva che non avessero interessi, e parlava con me e mi spiegò che il fascismo era una cosa negativa, che bisognava cambiare, ci voleva partecipazione, ci voleva... E al momento del referendum sulla Repubblica, io non ho votato per ragione di età. Lui votò Repubblica, e con la differenza che al momento in cui arrivò la Repubblica cambiò parere e continuò a parlarne male e non bene. Dico questo perché la scuola venne concepita come il luogo del libero pensiero, della formazione, ma questa avveniva studiando i testi, non facendo cose non complicate. E adesso viceversa abbiamo una forma di comunicazione superficiale: o la presunzione della perfezione o l'irresponsabilità della comunicazione. È la scuola che va rinnovata, ma quando diciamo scuola rinnovata, la scuola si rinnova se si rinnova la classe dirigente. Certo. E come se lei, che insomma scrive in maniera leggibile, i giornali cambiano e anziché pubblicare le sue interviste pubblicano notizie che sono vaghe, della curiosità del mondo delle donne, della curiosità di chi non lavora, non c'è l'informazione che sollecita il pensiero. Io in vita mia ho letto, leggo, ho memoria, o meglio avevo
memoria a differenza di adesso, adesso mi saltano i cognomi, però il resto mi rimane. E trovo strano la domanda: avete mai chiesto ad un pittore di non dipingere più a 90 anni? Certo. Nessuno l'ha chiesto. E io sono già quei pittori che continuo a dipingere. Gradirei molto di più una considerazione critica sulle cose che dico, anziché certo. Sul fatto che io non possa parlare. E viceversa, io ho detto che quando morirò dirò come per De Filippo: conservatemi la mia persona. Bellissimo. Lei, Presidente, poco fa parlava dell'irresponsabilità della comunicazione, che secondo me è una formula, un concetto che noi possiamo estendere a tutte le cose che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. Io volevo farle una domanda che è politica, ma è anche di carattere personale, perché lei quella casella, quella scrivania di Palazzo Chigi l'ha vissuta, la conosce benissimo, è stato Presidente del Consiglio, eccetera. Lei cosa ha pensato, cosa pensava, quantomeno c'era davanti alla televisione nei momenti in cui il Presidente Conte annunciava i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissavano volta per volta le cose che si potevano o non potevano fare per ridurre il contagio, e se c'era davanti alla televisione a ora tarda eccetera, come ha giudicato quel tipo di comunicazione? Beh, era una comunicazione comunque insufficiente, perché non faceva riferimento ad un processo realizzato né ad un pensiero che organizzasse il processo. Nella mia testa è rimasto l'insegnamento De Gasperiano. De Gasperi faceva le riforme e poi non le spiegava, perché era il tipo di riforma che era la ragione della comunicazione. Ed è stato sempre così. E se pensiamo a quello che è avvenuto nella Prima Repubblica, non c'è paragone con le superficialità delle discussioni di questo periodo. La discussione debole a lungo andare crea molti problemi. Vorrei raccontare un episodio. Un mio nipote, credo che facesse la seconda elementare, e torna a casa per fare il compito. E la testa del compito era: come passate il sabato a casa? Allora lui descrive il sabato a casa, torna con gli amici, giocano, dice, e poi conclude: ma se facciamo molto chiasso, mia madre piglia la paletta e mette l'ordine. Sì, chiarissimo. Hai riso con ritardo. No, ho riso, il ritardo è derivante dal ritardo del segnale. E no, perché il riordino è la cancellazione del processo democratico, non certo. È solo. Certo. Senta, che cosa ci servirebbe al paletto? Qual è la paletta che potrebbe riordinare l'Italia in questo momento? Non c'è una paletta che venga utilizzata secondo le convenienze. La paletta viene esercitata per necessità. E questo sfugge alla comunicazione, devo dirlo, la comunicazione comincia a essere cauta rispetto agli eventi, ma perché quando noi eravamo in politica il giudizio era severo, il richiamo costante, non c'era mai una parola, no. E io ho sempre considerato in maniera positiva quel tipo di informazione. Adesso ho la sensazione dei titoli, delle cose che si scrivono e poi scompaiono, quindi non sono comunicazione. Sarà perché le proprietà, insomma, hanno interesse, ma credo che sia anche la funzione di chi scrive. Certo. Perché anche
all'epoca mia i giornali che erano di proprietà, però quelli che scrivevano avevano non l'autonomia, ma avevano la curiosità di esprimere le proprie opinioni. Molto chiaro. Fra l'altro, prima parlava della necessità o della non necessità di spiegare le riforme, perché la riforma meglio è fatta e meglio si spiega da solo. Mi veniva in mente come in una fantomatica, diciamo, ritorno al passato, il presidente del Consiglio Conte, con tutti gli strumenti della comunicazione, ma vale anche per Renzi o per Berlusconi, avrebbero potuto spiegare la riforma agraria, cioè con i cartelloni uno doveva mettersi, magari prendere la linea al TG delle 8 e finire dopo 10 giorni, perché spiegare una riforma che effettivamente ha cambiato la storia di questo paese non era spiegabile. La riforma agraria è la riforma agraria, per cui effettivamente è vero, forse dalla qualità delle nostre mancate riforme si capisce che uno parla molto quando in realtà ha poche cose da dire. Beh, il Parlamento, già quando c'ero io all'inizio di questo secolo, io rimanevo molto curioso, perché gran parte dei parlamentari mi chiedevano di spiegare la vita, la conoscenza, i programmi, l'ordine dei lavori, ma qua di tutte le presenze politiche, non uno sì e uno no. E fu allora che nella mia testa, come dire, cominciò a crescere la curiosità del rischio. Mi sono sempre illuso che la unità europea è l'interesse maggiore per gli italiani. Non esiste soluzione diversa da questa che aiuti. Però io leggo anche i commenti che si fanno, perché la politica è fatta più di mezzi pensieri che di analisi e indicazione. Bella questa. È colpa dell'informazione. Uno che va in televisione, gli fanno una domanda e risponde appena, quindi sembra un grande intellettuale della comunicazione. In realtà sono persone poverette che pensano che la politica sia la convenienza ed andare con le donne a sera. Ovviamente in tutto questo passaggio della che forse il presidente Mita ha fatto una sulla televisione, la politica in televisione, ma questo lo spieghiamo a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. C'era un atto d'accusa al sottoscritto su un dibattito, diciamo, mai sopito tra me e il presidente De Mita, perché qualche anno addietro l'ho pregandolo riportato davanti a degli schermi a confrontarsi allora sul referendum. Lui era recalcitrante, secondo me fece un'ottima impressione, e poi possiamo dirlo, presidente De Mita, qualche mese dopo mi ha riconosciuto che effettivamente ritornare in televisione, come avrebbe fatto di lì a poco anche da Mentana con Renzi, forse era stata una buona idea. Quindi non è tanto la questione del mezzo quanto è il messaggio o il pensiero che ciascuno porta, forse. E allora? No, volevo sapere se c'era anche questa, se l'avevo visto, che discutiamo da tanti anni, se lei ha fatto bene o non ha fatto bene ad accettare il mio invito a tornare in televisione. Volevo sapere se a distanza di anni si era convinta della bontà del mio invito. No. Io credo che lei sa, se c'è un giornalista col quale parlo volentieri è lei. Sì, lo so. Non solo, ma l'ho detto ad un amico prima che cominciasse, e dico, io faccio le interviste e lui registra, però poi ci deve pensare per riprodurre. E quando leggo il risultato dell'intervista non trovo mai un appunto da fare, ma solo un ringraziamento. E questo è, per me, presidente, vale tantissimo. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, io le chiedo prospettiva popolare. Il presidente De Mita si mette a disposizione il pensiero di questa nuova prospettiva, cioè, lo dice il termine stesso.
non standoci, diciamo, come candidati, togliendo, ma puntando sulle nuove generazioni, se ho capito bene, Presidente. Ma il punto, ho capito bene? Io avevo deciso, come dire, di uscire in silenzio. La mia attività è diventata attiva adesso. Per quale ragione? Sarebbe lungo spiegarlo, io lo faccio in sintesi. Certo. Io faccio sempre riferimento al pensiero che organizza il processo politico e constato che adesso le culture politiche, che pur hanno segnato la grande storia democratica del paese, si sono estinte per varie ragioni. La sola cultura politica che rimane è il pensiero sturziano, che è la soluzione del conflitto tra Sturzo e il socialismo, perché Sturzo viene invitato dai socialisti ad uno sciopero nelle campagne della Sicilia e quando arriva lui dice: io voglio togliere la terra ai proprietari, ma per darla ai braccianti. Voi volete togliere la terra ai proprietari, ma non si sa dove vanno. E io non escludo che lui abbia riflettuto bene sulla funzione dei socialisti, perché ha avuto, stiamo parlando dell'inizio del Novecento. E quando si convince che la soluzione migliore è quella che propone lui, perché non si sottrae alla soluzione di un problema com'è, perché constata che un problema risolto crea una nuova domanda. Viceversa, l'illusione di risolverle una volta per tutti crea grandi sconquasse. E oggi quel pensiero è notevole. Non dà al potere la facoltà, come questo governo, di disegnare le cose che si vogliono, perché io non do giudizi sul presidente come tale, io do giudizi al governo. Quando un governo non analizza il problema e indica la soluzione, non è un governo. E abbiamo sempre conflitti, e i conflitti sono spiegati dalla convenienza di una parte. Mentre la coalizione era ragione di ricchezza, perché pure con opinioni diverse, poi convergevano sul risultato possibile. Questa è la grande storia di cultura politica fatta dai democristiani. E poi confesso, 3 anni fa, 4 anni fa, adesso quanti non so precisi, mi arriva un volume notevole di migliaia di pagine, era Il pensiero sturziano. Certo. Non più nella liturgia formale che rende incomprensibile le cose che pensava, sono il suo pensiero sulle varie posizioni, e viene fuori una curiosità di straordinaria intelligenza. Ha l'autonomia innanzitutto dalla religione. Quando viene il partito, dice che la religione non c'entra perché è un'altra cosa. E beh, oggi credo che avesse ragione prima, perché le condizioni per questo tipo, paradossalmente, quando la cosa è possibile, il ruolo del clero si è abbastanza ridotto e diventato problematico. Il rapporto tra questo grande Papa e l'ordine diffuso non è una cosa molto coalizzata, però vedremo, non è questo il problema. Il problema è dare a chi è eletto la rappresentanza non dell'amico, la rappresentanza del problema del popolo che vota. E la politica è fatta per aiutare a risolvere il problema, non per pontificare sulle cose ovvie. Mi dispiace dirlo, ma questo affrontare il problema in Europa, fatto più su principi anziché su necessità, lo trovo debole, non risolve. Mentre noi abbiamo bisogno di arricchire il processo di integrazione europea, non i ricchi e i poveri, ma l'unità, perché l'unità è la condizione della libertà delle popolazioni europee.
e mi dispiace, sarà un tentativo della senilità. Io misuro gli anni, io so, non vorrei meravigliare nessuno. Io pensavo di morire un po' prima di adesso, che non significa che mi dispiace, sì, mi dispiace, però noto una indifferenza assoluta sul divenire, la parola forte sulla stupidità e sulle cose che apparentemente sembrano, ma in realtà non sono. Ma in questo, Presidente, abbiamo forse spazio per un'ultima riflessione. Un suo compagno della Democrazia Cristiana diceva che il potere logora chi non ce l'ha, e in tantissimi esponenti anche delle istituzioni, e poi non abbiamo più visto nelle istituzioni, inquadrati magari per televisione durante tanto tempo dopo, sembravano effettivamente logorati nel fisico e anche invecchiati. Questa cosa a lei non è successa, ma perché avesse meno bramosia di potere, oppure perché si sente potente al solo manifestare del pensiero, visto che è rimasto identico a quando fino a pochi anni fa calcava il palcoscenico di Mentecitorio? Non sembra logorato dall'assenza di potere? No, evidentemente lei non mi ha visto. Io sono sceso di 6 chili. Vabbè, ma parliamo del logoramento, ovviamente parliamo della testa, Presidente, non del fisico. No, siccome lei ha parlato del fisico. No, mi riferivo anche alla testa, soprattutto. E la testa, quando mi alzo la mattina e mentre mi preparo, scopro che il pensiero rimane, mi saltano i cognomi. Sì, ed è una cosa che mi crea grandi problemi. Però uso la formula indiretta del ruolo della persona, della funzione che si è avvolto, la stupidità che rappresenta, tipo Salvini, non faccio fatica a parlarne, basta guardarli in faccia, perché una persona che per parlare impiega pochi secondi in realtà non ha pensiero, ma soltanto illusione. Senta, Presidente, in questi giorni si fa gran parlare di questa architettura dei palazzi della politica, che furono, penso, a Botteghe Oscure, di cui si è tornato a parlare perché la Lega ha preso una sede là vicino. Penso dell'hotel Rafael, di cui si discute perché è chiuso in questo momento la dimora di Craxi, ma vale anche per le sedi di Berlusconi. Le posso chiedere, dal punto di vista proprio della frequentazione e del rapporto anche architettonico, empatico, romantico, che ricordi ha lei della sede di Piazza del Gesù? Cioè, le prime cose che le vengono in mente di quel periodo, di quella sede? La notizia dell'occupazione di Piazza del Gesù da parte della Democrazia Cristiana fu vissuto come un luogo dove l'attività politica si svolgeva. E poi col tempo, io ho fatto parte del movimento giovanile, poi sono diventato segretario provinciale in giovane età, e poi... Io ho partecipato all'organizzazione di una forma organizzativa del partito definito corrente, che in realtà sembrava di sinistra, ma era una posizione di centro, cioè non nel senso di mediana, nel senso dell'obiettivo da raggiungere. La politica praticata da noi era quella dell'unità del popolo. E la democrazia vive se è garantita dal popolo, ma da un popolo plurale, non da un popolo obbediente. Certo. Ricordo i consigli nazionali erano fatti sì da persone che facevano dichiarazioni, ma anche da elaborazione di pensiero. Io stesso ho avuto, come dire, un'esperienza favorevole. Io
parlato la prima volta alla Camera quando ero di prima legislatura, e di solito quelli di prima legislatura parlavano. E ricordo di aver fatto un discorso già allora al presidente Bucciarelli Ducci, dicendogli che lo salutavo e pensavo, insomma, che dovesse essere superata la situazione. Qual era? Quella di rinnovare l'ordinamento istituzionale, non nel senso dei principi, ma nel senso dell'organizzazione del potere. Sì, nonno. E finì il discorso salutando Ingrao e non il presidente della Camera. Ma già da allora nacque questa curiosità di dialogo con Ingrao. Io non riesco a spiegarmi come nacque. Non so se lei ricorda, all'epoca la Camera era divisa in due fronti. Da una parte c'erano i comunisti, quelli della sinistra, e dall'altra i democristiani. Io mi trovai dalla parte dei comunisti e incontro Ingrao, che si fermò, mi salutò e cominciammo a parlare. E io gli posi il problema delle riforme istituzionali. Lui all'inizio, del resto non era difficile per uno della sinistra avere questa preoccupazione, era curioso di capire. E ricordo le discussioni che abbiamo avuto, la frequenza di dialoghi, anche il rapporto umano notevole che lui ha avuto. E quando, dopo il congresso di Bologna del Partito Comunista, io notai una cosa forse secondaria, ma per me ebbe rilievo, che alla fine del congresso Berlinguer citò il nostro maggiore pensatore politico e l'altro citò Stalin. Sì, Stalin. Allora io dissi, vuol dire che Berlinguer non sfugge alla possibilità di riordinare. E lui mandò come osservatore il padre di D'Alema, che riferì. Sì, e allora facemmo un convegno a Roma, andò bene, e dopodiché lui andò in direzione Roma Ciullarono, noi eravamo più rispettati, non lo so se era rispetto o indifferenza, eravamo su una opinione diversa, ma eravamo dentro la Democrazia Cristiana. Senta, presidente, ma ha acceso la curiosità, perché a questo punto glielo chiedo direttamente, ma è stato Pietro Ingrao l'uomo con cui nel Partito Comunista lei ha avuto più agilità di scambio di pensiero, anche rispetto magari a Berlinguer, Macaluso o altri? È stato Ingrao l'interlocutore con cui si è trovato maggiormente agevole nel dialogo col PC? Sì, questo è vero. Ma ho avuto rapporti e dialoghi anche con altri, pochi per la verità avevano un'opinione non d'accordo. Un comunista che saluto perché è ancora vivo, in realtà, avendo in testa l'alleanza con i socialisti, e lui organizzava qualunque cosa contro la Democrazia Cristiana. Sì. E ricordo che un giorno venne ad Avellino e si parlava della Cassa del Mezzogiorno e Macaluso. E lui mi spiega che lui voleva che si abbattesse la Cassa del Mezzogiorno, non perché era contrario, ma perché la Cassa del Mezzogiorno veniva utilizzata dai democristiani per avere consenso, mentre gli altri no. Insomma, io ho avuto conversazioni con persone che non dico, perché hanno avuto solidarietà con me su alcune proiezioni che poi non si sono realizzate per mancanza di maggioranza, per mancanza di solidarietà. Del resto, lo stesso Berlinguer, che ha avuto con me un rapporto di una delicatezza rara, cito un episodio. Noi andavamo
ad incontrarlo a casa del suo Tatò. E all'epoca noi andavamo in macchina, là scendavamo, ma nessun giornale ha mai, come dire, fatto commenti su. E poi si scopre che gli americani registravano, diciamo, questi eventi. E la dialettica con lui è stata sempre costruttiva. E mai una parola sbagliata, sempre una condivisione e una difficoltà. Ma devo dire che io mi ero convinto che lui non volesse il governo con la Democrazia Cristiana. Sì, una nuova solidarietà nazionale. Ecco, però quando io divento presidente del Consiglio e c'era il nuovo rappresentante del Partito Comunista della Natta, sì. Della vecchia generazione, siccome parlando di riforme, il suo collaboratore disse: facciamogliele fare al governo che io presiedevo. E Natta dice: sì, fa le riforme, ma d'accordo con i socialisti. Allora io gli dico: no, perché io ho sempre tentato di fare l'accordo con Berlinguer e Berlinguer non mi ha detto mai sì. E Natta a quel punto disse: non è che non gli rispondeva sì, che non c'erano ancora le condizioni per risponderti sì. E difatti mi è stato riferito che un collaboratore che è andato nell'Unione Sovietica nell'ultimo periodo ebbe da Berlinguer, quando era presidente del Consiglio Krax, che al ritorno si sarebbe rinnovato il governo con noi, con la presidenza del Consiglio Democristiano. Perfetto. Sì, no, stavo dicendo? No, dico, non vorrei trasmettere la memoria del passato. In questa mia conversazione. In questa conversazione, devo dire che mi sento ancora bene. Io ho deciso, avendo letto queste opinioni di Sturzo, che io consiglierei a tutti di leggere, non erano banalità, era pensiero, e non era pensiero improvvisato, era verifica col pensiero degli altri, e la capacità era sempre di aumentare il grado di libertà delle persone in autonomia dalla Chiesa, non in contrasto con la Chiesa, ma in autonomia della Chiesa. Certo. La spiegazione che la dimensione religiosa è universale, la dimensione politica viceversa è ridotta. E alla fine di questa lettura mi sono convinto di recuperare un mio errore. Sentiamolo. Non è una cosa grave. Io non sono cresciuto con riferimento a Sturzo. Sturzo l'ho letto all'università, non mi aveva trasmesso, come dire, grandi curiosità, soprattutto perché venendo in Italia, lui ha polemizzato con la Democrazia Cristiana in continuazione, e so quando abbia patito De Rosa nel difenderci, e so anche che De Rosa, che lavorava con Sturzo non aveva una opinione definita, ma aveva un'opinione dubbia, perché secondo lui uno nato nel nord non è intelligente. Se non è, un giorno, leggendo un testo che veniva pubblicato a Bergamo, pensava che De Rosa fosse di Bergamo. Quando scopre che era nato in Campania, e glielo dice, non riusciva a capire come uno nato a in questa città del nord fosse intelligente. Invece ho scoperto che lei è nato in Campania. Io in un certo senso ho in parte recuperato e ho maturato la convinzione di questo grande pensiero,
Per cui noi faremo una lista in tutta la campagna, certo, con riferimento al Partito Popolare, distinto da tutti gli altri. E nella scelta poi di chi dirige il governo, purtroppo la competizione è da uno che bene o male governa e da un altro che ha dimostrato che stando al governo faceva comandare il capogabinetto. Quindi non c'è possibilità di scelta, però all'interno di questa scelta la mia presenza, il mio dialogo, non ho, come dire, aggressioni da fare, ma solo pensieri da esprimere. Recuperare questa cultura, per una parte, di elettori che ci sono, il ritorno a questa presenza nel mondo diffuso è molto più larga di quanto si pensi, manca chi la organizza, certo, perché sanno, chiedono a me di farla e insomma io non do grandi prospettive del futuro, e viceversa altri che avrebbero qualcosa da dire non si muovono. La politica è pensiero. Non vorrei, come dire, che questo massimale turbasse qualcuno. Il pensiero in quanto ragione dell'agire, non pensiero in quanto contemplazione dello spirito. La politica esige questo. Tutte le grandi rivoluzioni fanno riferimento al pensiero, tutti i grandi partiti democratici fanno riferimento al pensiero. Noi abbiamo una diffusione della democrazia in Italia fatta sulle persone che vanno in televisione, dicono due parole, spesso improvvisano, quasi a gioco di parole, senza, ed evidentemente la pubblica opinione si distrae. Io ho avuto da alcuni personaggi che mi hanno detto, loro sono fuori, che la quantità di estranei al comportamento politico è rilevante, cioè molto più larga di quanto non si immagini, ma non ha voce, non ha presenza, però quando e se trovano una opportunità di riflessione hanno grande curiosità. L'altra cosa che mi suscita molta curiosità, che dovunque vado, quelli che mi chiedono di parlare sono i vecchi comunisti. No. Sì, perché, e questa è la domanda, vogliono parlare di politica? Siccome io parlo di politica, questi vogliono parlare. Io comincio con questa esperienza, l'esperienza che mi appartiene, ma non escludo l'esperienza di dialogare col mondo tradizionalmente democratico che pure c'è in Italia. Senta Presidente, io la ringrazio. Siamo arrivati a un'ora di intervista e vedo con un grandissimo pubblico. Tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di scandagliare, di provocare un pensiero di Demita a proposito di cose del presente più che del passato, sfruttando l'ancoraggio di una mente che, diciamo, ne ha viste più di una. Abbiamo parlato anche ovviamente e soprattutto del futuro. Quindi io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio il Presidente di avermi chiamato a fare questo dialogo di cui sono molto onorato, e spero che ci sia, diciamo, la possibilità di replicarlo anche a stretto giro. Spero, Presidente, che lei non si sia annoiato con me, la ringrazio, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Io non giuro la faccia di chi si annoia. No, quelli che ascoltano hanno la stessa faccia. Perfetto. La saluto, Presidente. Grazie. Ci sentiamo presto. Arrivederci. Arrivederci.